Oggi a Nos TV parliamo dell'ospedale di Portogruaro dove è stata effettuata un'operazione di avanguardia, parliamo del nuovo direttore dell'Associazione Albergatori di Caorle, parliamo dell'Invent Team di San Donà di Piave e di molto altro ancora. Buonasera e bentornati al TG di Nos TV. Ha cercato di vendere online delle biciclette rubate. I carabinieri di Jesolo denunciano un 24enne del posto per ricettazione. Il giovane, privo di un'occupazione stabile, ha pubblicato su un noto servizio online un'inserzione per la vendita di due biciclette, risultate rubate nello scorso mese di agosto a Jesolo. Si tratta di due Fat Boy dal valore di circa 2.000 euro. La vittima del furto, un 49enne di Borgo Ricco nel Padovano, ha subito riconosciuto online le bici come proprie e ha avvisato i carabinieri di Jesolo che, organizzando una simulata compravendita di uno dei velocipedi, si sono materializzati al cospetto del detentore della merce rubata. L'incauto venditore ha quindi fatto ritrovare anche l'altra bicicletta apparsa sul web ed è stato denunciato dai militari per ricettazione. All'ospedale di Portogruaro l'otorinolaringoiatria esegue per la prima volta l'intervento di chirurgia ultrasonica per i tumori alla gola. Sentiamo il servizio. L'otorinolaringoiatria dell'ULS 4 guarda il futuro. All'ospedale di Portogruaro una paziente affetta da un tumore alla gola è stata infatti operata con la tecnica innovativa denominata TUS, acronimo di Transoral Ultrasonic Surgery, cioè chirurgia ultrasonica transorale. All'atto pratico, usando un particolare apribocca e una telecamera, il primario dell'ORL Alessandro Abramo, assieme al dottor Andrea Zani, sono arrivate alla neoplasia attraverso la bocca e l'hanno asportata completamente avvalendosi di una nuovissima pinza ultrasuoni che taglia e coagula contemporaneamente. L'alternativa a questa tecnica, spiega il dottor Abramo, sarebbe stato il tradizionale intervento per via esterna, cioè passando attraverso il collo, con un trauma operatorio maggiore e con la necessità di una tracheotomia che avrebbe inevitabilmente prodotto un periodo prolungato di degenza, tempi decisamente più lunghi di recupero, di ripresa della deglutizione e della fonazione. La novità è stata accolta con soddisfazione anche dal direttore generale dell'ULS 4, Carlo Bramezza. L'attività chirurgica in questa azienda, affermato, continua a dare soddisfazioni sia dal punto di vista qualitativo che della produzione, in quanto il numero degli interventi chirurgici è in costante aumento e ciò significa dare una più efficace ed ampia risposta ai bisogni della popolazione. A Jesolo proseguono gli investimenti da parte dell'amministrazione comunale per la manutenzione delle strade cittadine. Dopo la prima tranche di manutenzione che ha coinvolto durante l'estate diverse vie lungo il Lido di Jesolo e la Pineta della località balneare, è stata affidata all'impresa IFAF SPA la seconda parte di interventi che saranno realizzati tra ottobre e dicembre. Un pacchetto del valore di circa 210.000 euro che si aggiunge ai 140.000 euro di interventi già realizzati nel corso dell'estate per migliorare la viabilità e garantire la sicurezza. Una nuova campana per la raccolta dell'olio minerale è stata installata in questi giorni a Musile di Piave, nel lato destro del comune, vicino alla casetta dell'acqua. Il contenitore sarà utile per conferire correttamente il rifiuto liquido che da prassi va differenziato. L'olio utilizzato per la cottura o la conservazione degli alimenti, per esempio, deve essere infatti smaltito a parte dal momento che si trasforma in un rifiuto speciale. Continua l'impegno di questa amministrazione per l'ambiente, spiega l'assessore Elisa Pierobon. Visto che la nuova campana può rappresentare uno strumento in più per smaltire l'olio minerale, oltre al normale utilizzo dell'ecocentro che resta comunque sempre operativo. La sostanza in questione verrà poi regolarmente raccolta dagli operatori di Veritas. Molte volte l'olio non viene conferito correttamente, grazie alla raccolta differenziata quest'ultimo viene separato e riutilizzato per la produzione di sostanze come per esempio lubrificanti per motore, cementi, asfalti, bitumi o biodiesel per trazione. La raccolta dell'olio alimentare consente quindi un risparmio energetico, offrendo un'alternativa alla produzione di oli sintetici derivanti dal petrolio, evitando per esempio l'inquinamento dei fiumi e il sovraccarico dei depuratori.
Continuano a San Donà di Piave le attività di Puliamo il Mondo, campagna promossa da Lega Ambiente. Dopo la partecipazione della scuola primaria Forte 48, i protagonisti sono stati gli alunni della scuola primaria Ancillotto, che hanno pulito il parco degli scoiattoli da loro adottato e catalogato i rifiuti raccolti. Ancora una volta i mozziconi di sigaretta sono risultati essere i più presenti anche nelle aree gioco dei bambini. Brutte sorprese anche le numerose deiezioni di cani nei luoghi frequentati dai ragazzi. I risultati in fase di elaborazione saranno esposti e i ragazzi presenteranno delle loro proposte per migliorare la pulizia nel parco e il rispetto da parte di chi lo frequenta. La società cooperativa agricola Bibione compie 60 anni, un traguardo riconosciuto anche dal sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto, che nel consiglio comunale dei giorni scorsi ha commentato così l'avvenimento. È con gioia che andiamo a premiare una realtà che è cresciuta e ha notevolmente contribuito allo sviluppo economico ed occupazionale. Inoltre ha sempre garantito la qualità e la genuinità dei prodotti che vengono coltivati, curati e arrivano nelle nostre tavole con oltre 2.000 verifiche di laboratorio all'anno. Un traguardo prestigioso, quello raggiunto da questa società cooperativa nata nel 1959 grazie all'impegno di 14 esuli istriani. Di strada se ne è percorsa, oggi questa importante realtà conta 63 soci iscritti, 10 dipendenti, 5 stagionali e 5 milioni di fatturato. La qualità di merce lavorata è 50.000 quintali l'anno, inoltre l'azienda è dotata di 4 autocarri frigorifero ed un furgone per le piccole consegne. In passato è stata in grado di salvare piccoli imprenditori che rischiavano la chiusura a causa di una crisi che sembrava senza fine. A Caorle nei giorni scorsi è stato rinnovato il consiglio direttivo dell'associazione albergatori. Alla guida dell'ente, che riunisce una buona parte degli albergatori di Caorle, c'è ora Loris Brugnerotto, che succede a Giampiero Zanolin. Nel nuovo consiglio siedono anche Antonio Borin, Mirko Gusso, Alberto Fiammengo, Mattia Munerotto, Diego Negretto, Marco Catto, Marco Gusso, Monica Santarossa ed Eugenio Padovese. Brugnerotto, nelle prime dichiarazioni rese dopo l'elezione, ha ringraziato il consiglio uscente impegnandosi a proseguire il lavoro svolto dall'ex presidente Zanolin. Terminato da poche settimane il 37esimo Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, la Fondazione Musicale Santa Cecilia offre un breve calendario di appuntamenti denominati dopo il Festival nell'attesa dell'inizio della stagione concertistica invernale. Atteso il progetto Wing of Dixie, l'ensemble che sorge in seno alla US Air Force in Europe Band e che arriverà a Portogruaro venerdì 4 ottobre alle 21 nella piazzetta Pescheria, in caso di maltempo al Teatro Comunale Luigi Russolo, per raccontare la storia musicale jazz e pop americana dagli anni 40 ad oggi. L'ingresso è libero. E passiamo allo sport. Questa mattina in municipio a San Donà di Piave il sindaco Andrea Cereser e l'assessore allo sport Stefano Serafin hanno ricevuto i giocatori dell'Invent Volley Team, squadra sandonatese di pallavolo maschile che disputerà per la prima volta nella sua storia il campionato nazionale di Serie A3. È stata l'occasione per un saluto della città ai nuovi giocatori, ma anche per annunciare che gli importanti lavori di ristrutturazione del Palasport Barbazza inizieranno il prossimo maggio. Per quest'anno le gare dell'Invent, la cui categoria necessita di un palasport di almeno 8 metri di altezza, si giocheranno tra Jesolo e Noventa di Piave in attesa dell'adeguamento del palasport Barbazza. A margine della presentazione abbiamo intervistato il nuovo opposto dell'Invent, Giacomo Bellei. Sentiamo l'intervista. Giacomo Bellei, nuovo opposto della Invent San Donà, Serie 3 maschile. Allora, innanzitutto benvenuto in Riva al Piave, tu arrivi da fuori, arrivi dall'ultima esperienza a Reggio Emilia. Com'è stato l'impatto con San Donà e con la tua nuova squadra? Grazie per il benvenuto, mi sono ambientato abbastanza facilmente perché quei ragazzi sono molto giovani, molto disponibili, hanno voglia di lavorare ed è stato facile inserirsi così in un gruppo abbastanza nuovo che dovrà comunque essere rodato nelle prime partite di campionato, perché insomma molti giocatori sono nuovi, vengono da esperienze differenti, quindi abbiamo bisogno di trovare un'identità e questo verrà step by step. Tu arrivi già da esperienze nelle categorie maggiori, hai giocato in Serie 2, in Serie A. Come sarà questa nuova avventura che è storica, perché è la prima volta per una squadra sandonatese maschile?
Ma guarda, io sinceramente non so fare dei pronostici, perché la formazione di questa nuova categoria, che ha diviso un po' il campionato di A2 dell'anno scorso con questa nuova formula della 3, è un po' indecifrabile, perché non si sa bene quali siano le squadre favorite. Noi sappiamo che dobbiamo lavorare molto, abbiamo dei margini di crescita che magari altre squadre non hanno, che però possono mettere sul campo molta esperienza, cosa in cui adesso noi deficitiamo un po', però insomma la nostra volontà è quella di affrontare tutte le partite sapendo di poter portare a casa dei punti che sono fondamentali per la nostra classifica. Poi vedremo, insomma, finito il girone di andata, e ritrarre un po' le somme e capire quali sono le squadre che veramente puntano casomai o a una promozione in playoff o quelle che lotteranno per i playout. Siamo ancora in fase di precampionato, il campionato, lo ricordiamo, inizierà il 20 di ottobre. Come sta andando la preparazione? La preparazione, devo ammettere che è abbastanza faticosa, insomma abbiamo lavorato molto in sala pesi, stiamo lavorando molte ore in palestra e questo insomma ci fa ben sperare per l'inizio del campionato. Abbiamo fatto diverse amichevoli dove abbiamo insomma comunque rodato un po' tutti i giocatori e abbiamo bisogno di trovare punti di riferimento per affrontare la stagione che inizia comunque tra poco nel migliore dei modi. Ecco, la prima squadra giocherà la sua prima partita casalinga a Jesolo, poi probabilmente, abbiamo sentito, si trasferirà a Noventa di Piave in attesa dei lavori importanti che saranno fatti al Palasport Barbazza di San Donà. Ti chiedo in conclusione com'è stato il tuo approccio con questo territorio, San Donà città, insomma al di là dell'aspetto sportivo, come hai conosciuto questo territorio? Personalmente è stato abbastanza facile per me, perché insomma io, anche se sono di Mirandola, sono nato in Veneto e ho affrontato gran parte della mia carriera a Verona, quindi insomma sempre in questa regione. Poi la mia compagna abita vicino a Chioggia, e dove vivo lì con il mio figlio, e quindi è stato abbastanza semplice, insomma. Diversi anni sono riuscito anche a imparare il dialetto, non lo parlo ma lo capisco tutto, quindi riesco a comprendere gran parte anche del San Donatese, quindi insomma pian piano mi ambienterò bene. Insomma anche una scelta di vita, grazie a Giacomo Bellei. Grazie. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo di essere stati con noi e vi ricordiamo che Noos TV è presente su Facebook, YouTube e Instagram e sul 13 TV, sul 13 del vostro telecomando, sul 605.